Mancuso, è come se fosse una prima finale, mettiamola così. Beh, è sicuramente una partita importante, abbastanza decisiva, anche perché è uno scontro diretto. Le partite sono sempre meno e quindi gli scontri diretti ora pesano. Pesano in trasferta. Non siete andati eufemisticamente benissimo negli scontri diretti, 5 sconfitte. Le partite poi vanno giocate tutte al massimo. È chiaro che è una trasferta su un campo difficile, ma noi ci faremo trovare pronti come stiamo facendo ultimamente. State bene, io ho visto qualche allenamento in questa settimana, è una sosta che vi ha rigenerato, no? Sì, sicuramente ci ha aiutato a recuperare un po' le energie per affrontare, appunto, come hai detto tu, queste 3 partite e poi il rush finale che sarà sicuramente bello da giocare. La partita dell'andata, se vogliamo, un po' contraddittoria, nel senso, avete fatto un primo tempo eccezionale, i primi 35-40 minuti, poi la gara si è complicata nella ripresa, fino a quando Del Sole non ha tirato fuori 2 gioielli. Sì, mi ricordo, credo sia stato, a mio modo di vedere, forse il primo tempo migliore che abbiamo fatto della stagione. Poi sì, ci siamo complicati un po' la vita, però credo che poi nel complesso la vittoria era stata meritata. Vi fa più paura il Lecce dopo questo 7-0? No, non deve essere così, perché è stata una partita che è andata così, probabilmente non è indicativo, ecco, per quello. Una non partita. Sì, esatto, quindi non è indicativo poi per quello che sarà la partita che andremo a fare domenica. È una delle tue vittime designate il Lecce, perché hai fatto gol quando indossavi la casacca, la maglia della San Benedettese, in precedenza anche con il Catanzaro, no? Sì, ho segnato con 3 maglie diverse, speriamo ci sia un'altra occasione per farlo. Chiudiamo con il sorriso, anche perché Rosario lo dice spesso, è il tormentone di questa stagione, anzi in tempi non sospetti, quando tu eri infortunato lo diceva, quindi stiamo parlando di settembre-ottobre 2017, preconizzando un grandissimo futuro. Lo salutiamo Rosario, anzi vorrei esortarti. È meglio che lo continui a dire lui. Anche se sei milanese, è meglio che lo continui a dire lui, perché insomma, dai, ha portato bene, spero porti ancora bene. Però a fine campionato lo farà. Va bene.